percorso tracciato dall'assessore Chiorillo è stato molto ben scelto e calibrato, perché abbiamo iniziato a visitare una scuola di un comune più piccolo, Cavaglià, e dove i bambini ci hanno accolto dei canti, dimostrando comunque anche una sinergia con gli insegnanti molto, molto stretta. E quindi io do sempre molta attenzione alle scuole anche, chiamiamole dei piccoli comuni, che sono importanti perché molte volte garantiscono un presidio allo spopolamento, adesso non è il caso qua di Piemonte, ma ci sono esempi in regioni come la regione Appennini, che Umbria, le Marche, la Provincia, dove sicuramente tutelare le scuole dei piccoli comuni diventa importante proprio anche per garantire il sistema, che tenga tutto il sistema. Dopodiché siamo andati a visitare i lavori della scuola primaria Pietro Micca, con anche gli interventi del PNRR. Devo fare i complimenti all'assessore Zappalà, perché questa è una scuola d'epoca, primi del Novecento, quindi tutti i lavori sono particolarmente impegnativi, meticolosi, perché vanno a insistere su una struttura molto antica, e comunque è importantissimo. Io ho fatto il mio curriculum, mi vede essere anche assessore all'edilizia scolastica nella provincia di Milano, Milano provincia, quando ancora le province esprimevano gli eletti, quindi quando erano degli enti a tutti gli effetti importantissimi per quanto riguarda la delega sulle scuole superiori, quindi so benissimo cosa significa rimanere impantanati in lungaggini burocratiche, in appalti che vanno deserti, in lavori che vengono interrotti, e quando l'oggetto è una scuola dei nostri figli, che dovrebbe essere un servizio, è veramente difficile conciliare i tempi e con la qualità dei lavori. Invece qua ho visto che questo, per quanto riguarda questa scuola primaria molto importante per quanto riguarda la realtà scolastica biellese, questo è tutto ben contemperato. Mi pare anche che ci sia una cronologia dei lavori che di attendere che possa essere inaugurata in tempi normali, anche senza avere quelle lungaggini che purtroppo sono una delle criticità. Poi abbiamo visitato una scuola paritaria di La Marmora, che veramente ben organizzata. Questo mi fa dire che comunque questo governo considera le scuole paritarie a tutti gli effetti scuole pubbliche come lo sono, e quindi vanno naturalmente aiutate. Noi abbiamo contribuito a stanziare delle risorse proprio per dar modo a queste scuole, che fanno anche un servizio di integrazione molto importante, in modo da far sì che le famiglie possano avere sempre garantita la scelta di dove mandare i loro figli a studiare.